avranno festeggiato sicuramente assieme, come sempre, i loro 88 anni, perché Alice ed Helen Kessler sono sempre state un'unica entità nell'immaginario collettivo di intere generazioni che a loro devono lo sdoganamento del concetto di sensualità nella TV degli anni 60. Qualcosa del genere avvenne qualche anno dopo, con L'ombelico della Carrà, ma a loro va ascritto il merito di essere state le prime in una TV italiana bigotta e tanto spaventata dalla sensualità da imporre calze nere alle loro lunghissime gambe. Calze che ebbero l'effetto diametralmente opposto di quello sperato, invece che attenuarla, moltiplicarono la sensualità. Native di Nerkau, cittadina della Sassonia, dopo la Seconda Guerra Mondiale inclusa nella Repubblica Democratica Tedesca, frequentarono la scuola di danza fin dall'età di 6 anni. Poco più che diciottenni fuggirono dalla Germania dell'Est, rifugiandosi nella Germania Ovest per intraprendere la carriera di danzatrici al Palladium di Düsseldorf. Un passaggio quasi obbligato al Lido di Parigi e nel 1961 Alice ed Helen si trasferiscono in Italia e diventano subito un mito con la partecipazione alla trasmissione televisiva di grande successo Giardino d'Inverno. Iniziata il 21 gennaio con la regia di Antonello Falqui, l'orchestra di Gorni Kramer, le coreografie di Don Lurio. Le gemelle lanciano i brani Con lo Champagne, Concertino, cover della canzone del 59 del quartetto Cetra. Il gradimento del pubblico convince subito la Rai a includere nel cast di Studio 1, in cui cantano la sigla di apertura, il leggendario Dada Umpa, che diviene un must, un qualcosa che popola rapidamente i sogni di milioni di italiani in una società ancora profondamente maschilista. Con la paziente tolleranza di tante mogli che sanno di non avere voce in capitolo il sabato sera, anche perché all'epoca esiste un solo canale televisivo. Non sfuggono neanche a Playboy le gemelline, come Vox Populi imponeva all'epoca, ma il loro stile, la loro intoccabile ed eterea bellezza non le farà mai confondere con l'utilizzo commerciale del corpo della donna. Grazia, garbo, sensualità, ammiccamento ma quasi intangibilità le fanno essere protagoniste assolute sino ad oggi, quando tutto il mondo è corso a complimentarsi per quegli 88 anni che non riescono neppure a scalfire il loro mito.